Panama si distende in tutta la sua caraibica bellezza. L'oceano accarezza insieme al vento caldo la cinta costiera, la fascia di terra animata da colori e bandiere del mondo. Dopo tanta attesa, la GMG panamense prende il via tra l'entusiasmo di un intero paese e dei 75.000 giovani presenti alla messa di apertura. Nel segno di Maria, il cui sguardo avvolge dal palco la lunga distesa umana, apre la settimana decisiva per Panama e la sua chiesa. Sembra avvertire tutta la responsabilità di quanto accadrà nelle prossime ore. Monsignor Ulloa, il pastore della città, che infiamma Campo Santa Maria l'Antigua con parole che vanno dritte al cuore. Che un mondo e una iglesia nuova è possibile. Una chiesa nuova è possibile, urla fino a rischiare la voce, parlare di giovani e parlare di speranza. E mentre ringrazia Papa Francesco per aver dato alla Chiesa panamense l'opportunità di un viaggio verso i giovani delle periferie esistenziali e geografiche, come gli indios e i migranti, rivendica la storia di servizio e incontro del suo paese, quell'essere nazione benedetta dall'armonia delle diversità che costituisce un unicum nel Centro America. Un paese che ha fatto ogni sforzo possibile perché ciascuno dei ragazzi presenti possa avere a Panama un incontro vero con Gesù Cristo. La condizione è la disponibilità all'incontro reciproco, spiega l'arcivescovo, il confronto con se stessi, la disponibilità a pronunciare come Maria il proprio sì senza mai rinunciare ai sogni e alle domande vere del cuore. All'offertorio, i ritmi e le tradizioni di quello che oggi è più che un corridoio del mondo. Non cala l'allegria della fede che alla fine contagia definitivamente l'arcivescovo di Panama. Ningún pobre ni ningún pequeño ha de tener miedo para soñar en grandes cosas y hacer realidad esos sueños. Poi la festa continua nella notte.